Peppe, io mi sono sentito anche oggi sentire dire frasi, ma per cosa fa comune questo travaglio? Ragazzi, questa è proprio la mentalità che dobbiamo cancellare dalla testa, perché è la cosa più sbagliata, no? Dobbiamo essere noi i primi. Non è una situazione, non vogliamo fare situazione, è un gruppo di ragazzi che ci siamo sempre mossi per i fatti nostri. Tu un po' ci conosci, amanti della natura, amanti dei viaggi, una mentalità un po' aperta, e stiamo cercando di smuovere. Buongiorno! E facciamo l'utile e il dilettevole. Questo vento non ci ferma! Johnny Baldi, questo di qua è un capellone ma non si vede. Questo qua è mio fratello, mi ricordo. Araciu! Che spettacolo c'è davanti a noi! Allora, qua si fanno le pipì, ragazzi. Alessandro, dimmi se accusano amici. E basta, sto vento, non ti cagliare! Lungo tutto lo stile, tipo, cioè noi ci vorremmo così, mica ti chiamo, eh! San Vito, arriviamo! Buongiorno! Ciao ragazzi! Questo è lo spettacolo del mare di San Vito Lo Capo e su quel camion lì lo scempio dei rifiuti che questi ragazzi in gamba stanno oggi raccogliendo. Vengo da queste parti e trovo questo bel gruppetto affiatato. Queste sono cose da organizzare, sono meravigliose. Però secondo me il gesto più grande si deve fare nelle cose più piccole, quindi nella vita quotidiana. E quella mezz'oretta viene dedicata a togliere due cose. Vabbè, sono tanto. Qualora c'è qualcuno pure che non dona nemmeno questa mezz'oretta per aiutare, però quando lo segnala assolutamente la presenza di qualche rifiuto, anche anonimamente. Assolutamente. Poi, qualsiasi piccola discarica, qualsiasi sacchetto vero, fanno foto e mandano a noi in privato. Noi stiamo poi cercando. Si chiama la pagina. La pagina si chiama se lo abbandoni il rifiuto sei tu. Se lo abbandoni il rifiuto. Se lo abbandoni il rifiuto. E ce ne sono tanti rifiuti. Sì. Tantissimi. Non è una situazione, non vogliamo fare situazione, è un gruppo di ragazzi che ci siamo sempre mossi per i fatti nostri, tu un po' ci conosci, amanti della natura, amanti dei viaggi, una mentalità un po' aperta, e stiamo cercando di smuovere e far smuovere. A noi piacerebbe entrare nelle scuole piano piano, perché? Perché comunque io sono sempre dell'opinione che è un problema culturale, cercare di farvi c'è anche bambini, perché se io da bambino... Ma principalmente se io da bambino mi disgusto visto quanto è a terra, se mi disgusto già da bambino, sei tranquillo che a 20 anni sto quanto un giovetto. Peppe, io mi sono sentito anche oggi sentire dire frasi, ma per cosa fa comune questo travaglio? Ragazzi, questa è proprio la mentalità che dobbiamo cancellare dalla testa, perché è la cosa più sbagliata, no? Dobbiamo essere noi i primi. Tantissima roba viene lasciata da qualche... da ragazzi, come siamo stati noi, come siamo ancora ora, da ragazzini. Ne parlavamo ieri, ragazzini. Ok, qualche maglia, qualche bottiglia di birretta, non lo so, pizza, cartoni. E vengono abbandonate così. E via. Picchi, picchi. Per esempio, ora fine settimana, che c'era comunque movimento, e lo capisco pure, la gente è... C'era il campetto che era pieno di sacchi, di cibo, di bevande. Cioè, no, tra l'altro lasciate a un metro da un cassonetto. Cioè, non c'è motivo. Noi abbiamo un grossissimo problema con chi ha la seconda casa, che vengono spessissimo anche per un paio di giorni. Si fanno i lavori, magari la casa 4-5 mesi chiusa, e la spazzatura la lasciano là senza informarsi su cosa e come fare. Non sono solo quelli, ma anche quelli. Possono avere un'accortezza maggiore? Un'accortezza maggiore, abbiamo pubblicato degli orari per chi viene sabato, venerdì, sabato e domenica a pulire, a fare dei lavori. La domenica la discarica è chiusa. Non si può comprare. Non si può buttare niente alla discarica domenica. Il sabato la discarica chiude alle 6. Qui fai dei lavori a casa, organizzati in modo che il sabato alle 6 riesci ad andare a buttare tutto. Dico, meglio di lasciarlo su marciapiede, perché la settimana dopo, quando la spazzatura non è raccolta, dirai, miglia, è una settimana che non è raccolta. Sì, ok, ma non è né differenziata, non è il giorno per uscirla, quindi dico, cerchiamo di venirci incontro tutti. Ho visto pure qualcosa che ha portato il mare, chiaramente. Qualcosa che porta il mare c'è sempre. Il mare la porta perché noi gliela buttiamo. Però forse è un modo per sputarcelo in faccia, no? Perché poi siamo i primi noi che ritorniamo, poi veniamo in spiaggia e ci lamentiamo se vediamo una lattina, ne lamentiamo, dice la spiaggia è la loita. Ho capito, amore mio, però se facciamo quei piccoli gesti, non chiediamo altro. Io penso che quindi, tanti piccoli gesti fanno una grandissima cosa. Mi piace quando è così pulito, no? Sono sicuro che stamattina, prima che passavano i picciotti... Se butto un guanto e lo inquadri, vedi la differenza. È chiaro. E se ci lo inquadriamo prima, quando c'è tutta l'altra roba che avete raccolto. Capisce? Quindi se vi piace quando è sto umore così, ragazzi, collaboriamo. Grazie, Ale. Ciao ragazzi, grazie, grande, ragazzi. Grande Peppe, grazie.
siamo arrivati a San Vito, abbiamo fatto sti 40 km per un cannolicchio al pistacchio. Cannolicchio al pistacchio? No, no, no. Bellissimo, un caffè io sì, dai. Sì. Abbiamo incontrato i ragazzi che stavano raccogliendo rifiuti, noi abbiamo fatto troppo tardi e quindi non ci è rimasto solo che chiacchierare con loro, non abbiamo raccolto niente, ma lo faremo prossimamente. Signori! 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 No, magari! Su Kevin! Sto volando, cazzo! Vai! Dai, dai, che dopo spiana! E che dire? E che dire? Che braccio lì! È stato un piacere! Ci vediamo negli hard disk! Bella raga! Dai che siamo a casa che ci aspetta! La ricarica post allenamento va fatta rigorosamente mangiando direttamente da padella o pignata. Molto sogno!